territoriale sia posto, il turismo accessibile e sociale. Parto un po', diciamo, dalla sollecitazione dell'assessore, visto e considerato che Stefano mi ha un po' anticipato e vi ha, come dire, descritto un po' il percorso che l'ACI sta facendo sia a livello nazionale che sul nostro territorio. Come possono le cooperative sociali, voglio dire, entrare in questo progetto così specifico e così particolare di questo nostro territorio? Ma io penso, voglio dire, con la modalità che da sempre ci contraddistingue, che è quella di essere proprio cooperative e di essere poi fortemente radicate sul territorio dove operiamo da circa 30 anni, perché sia la cooperativa Accanuta che il Consorzio Solidarietà oramai collaborano nell'ambito del servizio alla persona, come dicevo, da un trentennio. Quindi questa collaborazione che nasce poi all'interno dell'ACI, delle centrali cooperative, penso che la possiamo attuare anche sul nostro territorio e basandoci un po', prendendo di riferimento quelle che sono le esperienze precedenti e potendole poi trasformare in questa ipotesi di lavoro che il progetto prende in considerazione, che è la cooperativa sociale di comunità. Infatti torno un attimo indietro, ma perché penso che già questi partner che hanno, che questa sera presentano questo progetto, hanno già stipulato un patto, un piccolo patto, no? Perché voi avrete notato siamo soggetti molto eterogenei tra di noi, che però abbiamo collaborato a un percorso per uno sviluppo locale di un territorio, di un piccolo territorio. E quindi abbiamo messo insieme, diciamo, soggetti istituzionali e non soggetti pubblici per raggiungere questo obiettivo comune. Apro una parentesi, ringrazio in particolar modo la Camera di Commercio, insomma, che ha voluto rispondere positivamente attraverso i propri strumenti alla sponsorizzazione di questo progetto, e il C33 che subito dopo la presentazione, insomma, si è reso un partner molto presente sia a livello progettuale che economico. Per cui le cooperative sociali del territorio vogliono un pochino andare oltre quello che hanno fatto sinora, cioè si vogliono aprire a quelle che sono le difficoltà del momento di questo nostro territorio. E il contributo che si può dare proprio a mettere a disposizione la propria professionalità, quindi la professionalità che abbiamo maturato nell'ambito di servizio alla persona, anche diciamo per lo sviluppo locale dal punto di vista turistico. Sicuramente un territorio come il nostro, un territorio, diciamo, molto, molto attento agli attori che ne fanno parte, è un territorio che si presta favorevolmente alla sperimentazione di questo tipo o a questa idea di cooperativa sociale di comunità. Non a caso infatti è stato scelto il territorio di Senigallia per poter presentare questo progetto e per avere l'ambizione poi di poterlo anche rodare su questo territorio. Cioè da sempre, scusate ma sono una senigallese quindi si sente anche questo, cioè da sempre su questo territorio, oltre, come dire, a cercare di individuare dei modelli di governance vicini al territorio stesso, si è cercato proprio di far incontrare i soggetti, di farli dialogare, di metterli in rete, di metterli in relazione. E anche qua, voglio dire, la nostra cooperazione sociale vuole fare questo, vuole uscire un pochino da quello che è il nostro ambito tradizionale e dialogare con gli altri attori del territorio che insieme a noi all'interno di questo patto e verso la costituzione della cooperativa sociale di comunità possano in qualche modo contribuire a rivitalizzare questo territorio che è un po' in difficoltà, come insomma chi mi ha preceduto ha ben specificato. Per cui l'idea del progetto che nasce all'interno di tre centrali cooperative a livello provinciale
con questi partner, penso che possa essere un buon esempio da portare avanti per i passi successivi. Quindi noi ci mettiamo a disposizione, ovviamente parlo, c'è un attimo uno sdoppiamento, parlo come mondo della cooperazione, ma parlo anche come cooperative sociali del territorio, e penso che oltre il patto, che io l'ho oramai per scontato, perché insomma tutto il percorso che abbiamo fatto che oggi ci porta qui, però insomma ci ha visto presenti in tanti altri momenti con diverse associazioni, cioè si possa veramente cominciare a ragionare dell'impresa sociale di comunità, perché il salto potrebbe e sarebbe anche questo, insomma, voler fare un bel passo in avanti, perché poi i tempi stringono e non lo so, la paura che non ci sia più tempo per fare qualcosa è tanta. Anche questa dell'impresa sociale di comunità è un'idea che nasce all'interno di centrali cooperative, nasce all'interno di Legal Coop nel 2010, poi ovviamente oramai è il patrimonio dell'ACI, visto e considerato che di ACI parliamo, e penso che qui a Senigallia, proprio per le caratteristiche e le peculiarità del nostro territorio e dei nostri amministratori, devo dire, potrebbe essere proprio un bel luogo da sperimentare. Ci sono alcune realtà a livello nazionale, però poter lavorare con un'impresa sociale di comunità mirata, perché poi non è che si può avere l'ambizione di intervenire in tutti i settori, però di contestualizzarla con la valorizzazione del turismo, penso che possa essere un interesse veramente di tutto il territorio e di tutti gli attori. E poi fortunatamente le alternative del nostro territorio, l'unica cosa che non possiamo delocalizzare, quindi se non la delocalizziamo, utilizziamola, sfruttiamola a favore di tutti, voglio dire, a favore di quelli che possono essere gli attori, cioè i partner, i soci della cooperativa sociale, a favore, voglio dire, dei fruitori dell'intervento, ma anche a favore di tutti coloro che in facendo all'interno di questo percorso ci stanno. Concludo veramente qua, ringrazio anche l'assessore Cursi che è stato sempre con noi in questo lungo periodo di lavoro, e ma chiaramente questo vorrei restituirlo a tutti, e forse solo così, proprio stando insieme, stando vicini e cercando di, come dire, diminuire le nostre eterogeneità, vuol dire possiamo riuscire a fare qualcosa di diverso e di concreto per il nostro territorio. Grazie. Grazie, grazie Marina. Ora la parola va all'interno del turismo sociale accessibile, è una testimonianza di Roberto Frullini, che è vicepresidente Feder Solidarietà Marche, che ci esprima l'esperienza turistica dal punto di vista del disabile, quindi anche le criticità che nel nostro territorio, le nostre strutture, i nostri spazi, i nostri luoghi pubblici si misurano con la disabilità, quali possono essere gli sviluppi e quali sono le prospettive che ci può aiutare ad affrontare insieme, perché è un turismo senz'altro da raccogliere, da accogliere, però ovviamente nelle migliori condizioni. Gli passo la parola a Roberto Frullini. Sì, grazie. Diciamo che vorrei fare due passaggi, cioè stare studiando da Marche, non ne altro che l'organizzazione di settore delle cooperative sociali che conosco cooperative. All'interno di conosco cooperative diciamo che abbiamo una fortuna particolare, magari, ma comunque rilevante quella di avere una visione delle attività che riguarda il turismo, il tempo libero e cultura, con alcuni operatori del territorio regionale. Io credo che il patto abbia una visione, un obiettivo importante, ma per avere ancora più grandi opportunità di crescita dovrà vedere la partecipazione attiva di quelli che sono gli operatori
di settore. È fondamentale che su questa ipotesi di sviluppo ci sia la presenza concreta di operatori commerciali del turismo, la protezione culturale che operano e conoscono questo territorio. Diversamente sarebbe sia estremamente difficile riuscire a ragionare su una crescita di questo sviluppo settoriale turistico. Detto questo, due riflessioni su chi è questo turista con disabilità. Intanto quanti sono? E sono tanti. In una certa indicazione le persone con disabilità nel mondo sono circa 600 milioni. Se uno classifica la consistenza delle nazioni, sarebbe la terza nazione al mondo. Per cui diciamo che è un panorama estremamente pesante, importante. È vero che magari molte delle persone con disabilità non hanno condizioni di capacità di spesa adeguate, ma questo non significa che non ci sia spazio e opportunità, soprattutto all'interno delle persone con disabilità che vivono e siedono nei paesi più benestanti. Cosa cerca una persona con disabilità? Cerchiamo le stesse cose di un qualsiasi altro turista, per cui hanno gli stessi interessi che possono essere verso il divertimento, la cultura, la gastronomia e quant'altro, con delle esigenze specifiche in più. Sono esigenze che vedono la necessità di risposte multiple. Non può essere soltanto un singolo operatore turistico che si fa carico di adeguare la propria struttura o l'accesso proprio al albergo, le proprie camere, il ristorante o la cinema, il teatro e quant'altro possa essere utilizzato. È necessario che sia tutto il contesto accessibile e facilmente fruibile. Per cui è indispensabile che tutta la comunità, l'ente locale, gli enti e le aziende del territorio lavorino, tra virgolette, per una accessibilità e una facilità nella mobilità. Un esempio classico: io non sono un cittadino di Senigallia, sono purtroppo un cittadino di Falconara, vivo in Senigallia da turista, tra virgolette. Cosa trovo a Senigallia rispetto ad altre situazioni? Trovo, un ambiente con una spiccata capacità di accoglienza, ma con un'estrema difficoltà di accesso alle strutture, di ospitalità. Sono adeguate nei limiti e in quelli che sono le offerte minime richieste dalla normativa. Non esiste una struttura progettata con un'ampia e completa accessibilità. La spiaggia e ha notevoli difficoltà di funzione. Alcuni contesti pubblici lo sono altrettanto. Non parliamo poi, ad esempio, di inventarsi una passeggiata nel centro storico, sgarrando dal corso, perché chissà che i treni sono la cosa di tutto tranne che gradevole, nel mio caso. Per cui credo che è possibile immaginare uno spazio collettivo che possa portare un miglioramento delle condizioni strutturale, dopodiché ovviamente a livello di possibilità di crescita sulla cultura dell'accoglienza, sui servizi accessori o di supporto, come accennava prima Marina, e sulla
capacità di informare di queste opportunità, avete già un variabile di competenza che non fa altro che dare più sicurezza rispetto ai risultati che si otterrebbero facendo investimenti su queste situazioni invece la fluidità del territorio. Diciamo che queste università hanno queste richieste e hanno nel tempo maturato una diffidenza di fondo rispetto alla realtà delle informazioni che vengono loro fornite. Non basta scrivere su una guida che la città o struttura è accogliente, accessibile. Fondamentalmente quello che conta è un'informazione classica di questa parola, di trasferimento di esperienze tra persone con disabilità o la possibilità di accedere a dei portali che hanno la disponibilità di una visualizzazione delle realtà del proposto. Ad esempio, che facevano durante con degli incontri di presentazione nel sito del Trentino Alto Adige, dove ogni singola struttura ha una descrizione dettagliata della loro accessibilità, abbinando la documentazione fotografica. Perché quello della normativa è un bisogno standard, che in realtà quindi questo non ha necessità, che vanno magari in un senso contrario addirittura alla normativa con delle specifiche norme. Per cui diciamo che la sfida non è semplice, è ricca di opportunità, ma deve avere uno sforzo collettivo importante, sia dei singoli operatori economici che degli operatori del territorio. Ti ringrazio. Grazie Roberto, e a questo invito, a questo sforzo collettivo che richiede da parte di tutti uno sforzo per arrivare a delle qualità elevate di accoglienza, di un turismo, come ci ricordava Frullini, molto ampio, di numeri molto estesi, e che quindi anche il nostro territorio può trovare questa sorta di accoglimento. L'intervento di Mario Gentili poi chiuderà la Regione Marche con il dottor Ruggini. L'architetto Mario Gentili ci dà dei suggerimenti, delle idee affinché i nostri stabilimenti balneari, che sono forse la cosa più semplice da rendere adattabili, accessibili per un disabile, con degli accorgimenti, anche con degli step successivi che possono però garantire questa qualità nella nostra ospitalità. E passo quindi la parola all'architetto. Viene garantita da questi sistemi in generale, cioè la progettazione, quindi la progettazione
progettazione, come dicevo, per una progettazione partecipata. Entrano a far parte gli operatori dei settori, entrano a far parte le persone a cui la progettazione è affidata, oltre all'obiettivo di creare un'accoglienza particolare. L'accoglienza è, anche qui è importante che, come posso dire, sia fatta in modo tale che non sia particolareggiata, cioè non è legata a un'accoglienza per tutti. Poi quello che diceva prima Frollini, l'informazione e la comunicazione, cioè è necessario che le strutture comunichino e informino del loro grado di accessibilità in maniera chiara e in maniera documentata, così come è necessaria la formazione, cioè gli operatori del settore devono avere una formazione, una capacità di interagire con le esigenze e i bisogni degli utenti, così pure la manutenzione, cioè è insufficiente avere uno stabilimento, un'attrezzatura accessibile se poi non viene mantenuta, molto spesso noi vediamo o tagli utilizzabili in stato di degrado o carrozzine che non vengono utilizzate quando occorre le funzionano. Insomma, la manutenzione è un fatto importante. I requisiti indispensabili per l'accessibilità sono questi. Questi sono stati ripresi dal Laboratorio Nazionale di Turismo Accessibile di Ferrara, che ne ha fatto una sorta di manifesto. La presenza di un parcheggio adiacente allo stabilimento balneare, un percorso pedonale adeguato e riconoscibile che conduce allo stabilimento, l'accesso alla reception e alla bar della spiaggia, la presenza del servizio igienico, la spogliatoia, la doccia, queste c'è scritto adeguato. Adeguato vuol dire secondo e conforme alle normative già esistenti, perché ci sono le normative esistenti. Qui le superiori direttorie, che per noi il superamento per le direttorie che indirizza è stato quello di avere il bagno per le capate e le direzioni. Invece nel formato settore pubblico c'è quello di avere la non è questo, insomma, non è soltanto questo qui. Tenete conto che oltre alla opportunità, perché questa diventa un'opportunità di fornire gli stabilimenti balneari del turismo di attrezzature per l'accessibilità, ma è anche obbligo, nel senso che c'è la legge 104 che se un gravide non trova soddisfacente, non trova inaccessibile una struttura pubblica, potrebbe anche denunciare e poi esigere, potrebbe anche chiudere per segno, così tutte le sanzioni amministrative. Poi anche i requisiti, diciamo, legati alla persona con disabilità, non soltanto, diciamo, ambulatoriale, oppure persone cieche con dei movimenti, di orientamento. I requisiti ottimali di accessibilità riguardano il parcheggio riservato, la possibilità dell'accesso, l'accesso a tutti i servizi presenti, quindi anche l'area operativa, la ristorazione, i servizi in generale, la possibilità di scegliere una postazione sulla spiaggia che possa essere attrezzata e resa accessibile per l'occasione, la presenza di ausili che consentono di entrare e uscire dall'acqua e la presenza di giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità. Adesso io vi faccio vedere alcuni esempi che non vogliono essere né esaustivi né delle sponsorizzazioni, sono soltanto delle indicazioni, delle suggestioni. Si può sicuramente migliorare, si può personalizzare, può essere adattato ad ogni situazione, ad ogni stabilimento balneare. Questa è la classica passerella, che può essere fatta in tessuto sempre per evitare quelle con le doppie ortogonali nel senso di marcia, perché evita l'effetto saltellamento. Una cosa molto semplice è quella di avere delle sdraie più alte rispetto a quelle tradizionali, perché quelle basse hanno bisogno di un ausilio, quelle alte invece non hanno bisogno di un ausilio, oppure si possono fare degli elementi prefabbricati per rialzare la sdraia. Mi piace la qualità dell'immagine, è un po' scarsa, però non si capisce. Questi sono sistemi di carrozzina a 5, per esempio, per muoversi autonomamente, elettrico ovviamente, oppure ci sono dei trasportatori, che la propria carrozzina sulla sabbia, come piacerebbe camminare, viene inserita in questi elementi.
Questa è una piccola postazione attrezzata, quindi con la sedia alzata, con le passerelle che arrivano in prossimità del Mondrione, cioè rendere possibile l'utilizzo della postazione anche ad un disabile in carrozzina. Questi sono esempi dello stesso concetto, perché sono ovviamente queste carrozzine da sabbia hanno bisogno di un ausilio, questo che è importante anche la formazione. Ecco, anche l'accesso ai servizi, in questo caso il bancone è più basso, quindi ormai di solito il bancone barra che la persona disabile si trova a questa parte. Cioè, quindi anche l'attenzione a queste cose, così come pure nei piccoli mercatini o piccoli bar, i banconi devono essere a un'altezza che un disabile possa facilmente usufruirne, perché il concetto è sostanzialmente quello di rendere il più possibile autonoma di un utente disabile. Questi sono, diciamo così, per la possibilità di fare vanno in acqua sempre con l'ausilio. Questo ha degli stabilizzatori, quindi si può anche lasciare solo per questo, se ne trovo non so perché. Comunque questi sono alcuni esempi e poi volevo chiudere con un piccolo filmato, è dura pochissimo, un minuto e mezzo, sulla possibilità di arrivare anche a forme di ausilio che rendono, come posso dire, autonoma la vita di un disabile anche negli stabilimenti balneari. Questo è un elemento greco. Ed è una passerella. Questo tipo di
questi tipi di interventi ci devono portare proprio ad aprirci. E passo ora alla Regione, dottor Ruggeri, che ringrazio per la presenza, è successo questa, dopo una giornata anche intensa questa mattina, dove avete affrontato con il governatore Spacca, con il presidente Lanci, che sindaco Mangialardi, che ha contemporaneamente ci ha lasciato appena suo saluto per un altro incontro e forse riesce a rientrare per i saluti finali, però credo che si stia dilungando. Quindi mi scuso, saluto intanto anche doveroso l'assessore Paci che era presente, l'assessore Campanile, i consiglieri Enrico Perdonesi, Carlo Giornamenti, e poi avevo anche visto Dario Mazzotti, quindi vi ringrazio per la presenza se ho dimenticato qualcuno. Dottor Ruggeri, la Regione come si pone di fronte a questi turismi e a questi tre ambiti che abbiamo un po' voluto affrontare, quello religioso, quello sociale accessibile e quello sostenibile? Innanzitutto, Assessore, mi permetta di dire che oggi Senigallia è alla ribalta delle leggi di informazione. Stamattina abbiamo presentato questo progetto con il signor Menichelli e la presenza del governatore, il signor Rusek, che ormai è diventato un amico del marchigiano, anche perché lui è marchigiano, stamattina ha tenuto a sottolinearlo, quindi è un buon alleato, perché Monsignor Luse, per chi non lo sa, è il responsabile dell'ufficio pastorale della Conferenza Episcopale Nazionale, quindi in collegamento con una rete mondiale che può fare ancora dal punto di vista del business. Vedo qui tantissimi operatori, tantissimi stasera, mi sono meravigliato perché di solito sono di lì che mi partecipano poco con te, stasera invece sono presente a testimonianza del lavoro fatto dall'associazione di Luquinta Sardì su questi temi, perché poi dirò qualcosa per rispondere anche alla domanda dell'assessore. Cioè, ci abbiamo creduto tutti insieme, abbiamo fatto rete, abbiamo fatto squadra, ecco, la presenza degli operatori come voglio complimentare e la testimonianza che forse ne abbiamo colto nel segno, e degli organizzatori di questa serata, del progetto, della proposta che sta venendo fuori, credo che è uno stimolo a fare di più e a fare di meglio. Per quanto riguarda quello di Roma, noi ovviamente sponsorizziamo questa in termini economici, però forse chissà, perché poi anche due obiettivi che ci siamo posti sono ormai stanno arrivando, parlo della macro regione adriatico ionica, ma soprattutto della nuova programmazione comunitaria del 2014-2020, dove la sostenibilità e l'accessibilità sono componenti essenziali per strutturare la progettazione. Io vi voglio solo leggere tre righe che abbiamo voluto inserire nel programma promozionale, che un po' sintetizzano le nostre politiche in materia di turismo sostenibile e accessibile. Considerare la sostenibilità, scrivevamo nel programma promozionale 2013, come una componente fondamentale delle politiche turistiche nazionali e regionali, non è solo uno strumento per conquistare un mercato sicuramente in crescita, ma soprattutto un segnale forte e innovativo di sensibilità sociale, un segno di civiltà che la Regione Marche non vuole disattendere. Noi vogliamo esserci, siamo una delle prime regioni che ha portato avanti alcune iniziative, tenendo conto poi della sostenibilità nel senso dell'accezione più generale. Sostenibilità non è solo una limitazione delle risorse ambientali, risparmio energetico, eccetera, ma è anche una questione di garanzia sul lavoro, no? Voi collaborate qui sul territorio per creare nuova occupazione, garantire quindi il lavoro e garantire l'accessibilità soprattutto. Ecco, in questo abbiamo mandato dei segnali molto concreti e dobbiamo dire che le risposte stanno per venire. Certo, siamo all'inizio, no? È una frontiera che vogliamo raggiungere tutti insieme, questi segnali sono
precursore di politiche ancora più concrete. Mi riferisco in particolare al bando dell'anno scorso che abbiamo fatto per chiedere agli operatori se erano disponibili sull'accessibilità a fare un discorso insieme, e per essere il primo bando 32 operatori hanno risposto sì, noi ci siamo, vogliamo insieme alla regione, insieme alle associazioni portare avanti, no, i miglioramenti ritenuti necessari all'interno delle nostre strutture. Apriamo un tavolo, e noi stiamo aprendo un tavolo per rendere queste 32 strutture sempre più accessibili. Lo diceva Frullini, è un mercato in continua espansione, qui parlava di 600 milioni, no, nel mondo. Io vi dico che nell'Europa, quindi nei mercati a noi vicini, i turisti con bisogni speciali sono ormai arrivati a 35 milioni, forse io un dato già superato. Quindi bisogna attrezzarci dal punto di vista dell'attrattività di un'offerta, e come strutturando i propri alberghi, le country house, delle strutture ricettive. Su questo c'è l'impegno della Regione Lata ad attivare risorse sulla nuova programmazione 2014-2020, sfruttando anche le eventuali risorse che verranno dall'avvio e dal riconoscimento formale della macro regione. Si è detto di un turismo di qualità, lo diceva Bogliocchi. Ecco, su questo noi abbiamo dedicato 2 o 3 pagine del nostro programma promozionale, per dire che se vogliamo essere sul mercato, se vogliamo essere competitivi in un mercato sempre più aggressivo, molti competitor si affacciano. Chi poteva prevedere 15-20 anni fa che la Croazia o i paesi che si affacciano, no, sul Mediterraneo, paradossalmente dobbiamo ringraziare che hanno qualche problema negli ultimi tempi, lo dico ovviamente, perché altrimenti sono nuovi competitor che si affacciano portando nuove offerte a prezzi più che competitivi, con una qualità, grazie anche agli interventi della Croazia, dell'Unione Europea. Quindi dobbiamo attrezzarci garantendo la qualità dei servizi. Su questo un impegno lo sa la Sardini, lo sa le associazioni che sono qui presenti, i miei amici della Concommercio che vedo presenti a questo nostro incontro. Dobbiamo rispondere, stiamo rispondendo bene. Se noi abbiamo 18 barriere più, 19 ragioni, 19 borghi più belli d'Italia, 200 e passa strutture certificate da Islard, no, come strutture di qualità, guardate bene, non sono quello che enfatizza i marchi di qualità, ma questi sono seri, sono marchi seri. Se più di 200 operatori hanno un marchio di qualità, Islard vuol dire che hanno una struttura, no, veramente di qualità. E noi primi in Italia abbiamo fatto inserire nel requisiti di qualità anche requisiti di accessibilità, alzando la soglia di questi requisiti, alzando la soglia anche dei requisiti di sostenibilità, intendendo per sostenibilità anche il risparmio energetico, in questo caso lo smaltimento dei rifiuti, eccolo là, ne sa qualcosa. No, quanti rifiuti, no, le nostre strutture ricettive, grazie all'afflusso considerevole, no, di turisti, eccetera. Ecco, approfitto, se non mi dimentico, poi di ringraziare a nome della Regione, del Presidente Spacca, tutti quanti hanno dato una mano a questo progetto, no? Cimarelli, credo che debba essere rivolto veramente un ringraziamento all'associazione, a quanti contribuiscono in maniera sostanzioso, dico, perché un progetto deve avere le gambe per correre, deve avere anche soldi, non tanto per intenderci, e quindi ben vengono queste proposte. Sono progetti di nota, quello di stamattina è stato detto in 19 sul turismo religioso, questo lo voglio dire agli operatori. Forse il turismo religioso fino a poco tempo fa non ci si credeva, però il Presidente Spacca questa mattina l'ha ribadito, è uno dei cluster fondamentali della politica del turismo regionale. Perché questo? Perché faccio 2 semplici esempi.
Se noi tra 2,5 milioni di presenze centrali di Loreto viaggiamo tra 3,5 milioni e 4 milioni di arrivi, ne possiamo intercettare una metà, un terzo, il 20%, il 15%, fate voi, e le trasformiamo in 1 o 2 presenze per ogni arrivo, magari facendo visitare il santuario di Santa Maria Goretti, col santuario Madonna della Rosa Nostra, oppure fare anche una deviazione portando alle notte di Frassazzi e creare un parchetto che mi fa stare una notte. Pensate voi quante presenze possiamo avere. Poi vi faccio un altro esempio, con lo signor Luce che si apre in collegamenti e contatti con i paesi in cui il cattolicesimo è molto forte, molto strutturato da questo punto di vista. Mi riferisco alla Polonia, ma anche alla stessa Spagna. E portare qualche centinaio di pullman dalla Polonia, io l'ho fatto, è dura 36 ore, però si farà, magari con il contributo di 500 euro, loro sapete, della Regione Marche, in bassa stagione, e avete fatto bene a parlare di bassa stagione, perché gli operatori sanno che oggi per essere competitivi e stare sul mercato, altrimenti si salta, vero? Cioè non si può lavorare 60 giorni, 55, 58 giorni, bisogna allungare la stagione, e l'allungamento della stagione si ha attraverso gli eventi che fanno bene i comuni del Polizzano, e qui se ne gaga a Iosa per fare gli eventi, ma soprattutto creare l'opportunità per alcuni tipi di turismo, per alcuni flussi di turismo, per esempio la Russia, la Germania, no? La stessa Polonia, no? Di allungare, di venire a settembre-ottobre. Su questo noi ci stiamo lavorando molto. Il dottor Tallarico, che è dirigente del turismo, sapete che è anche membro del Consiglio di Amministrazione dell'aeroporto, sta intensificando i collegamenti aerei con la Germania, si aprirà nuovi voli, non vi dico quali perché ci sono trattative in corso, con la Russia oltre a Mosca se ne aprirà un altro, e stiamo avendo contatti con altre compagnie che lavoravano su Rimini, anche qui lo dico paradossalmente, le difficoltà dell'aeroporto danno una mano, perché molti operatori vengono nel nostro aeroporto a dire noi vogliamo trasferirci da voi perché abbiamo più garanzie rispetto ad altri aeroporti. E, cioè io vado a braccio cercando di fare un po' la sintesi e non ripetere cose già dette, è difficile, però sui bisogni speciali l'ho detto, noi continueremo a progetto che stiamo facendo con l'Istituto Nazionale per il Turismo, con Unioncamere, vedo qui il collega Lanzotti della Camera di Commercio di Ancona, con cui abbiamo esplorato da poco. Camere di Commercio sono all'avanguardia, basti citare il progetto pilota di Ascoli Piceno, sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Ascoli. Noi abbiamo avviato un rapporto di collaborazione in tema di qualità, sostenibilità, accessibilità, anche questo lo devo dire, no? Perché è così, primo in Italia. Stiamo facendo il nuovo protocollo per il triennio 2014-2017, lo finiremo a partire. E mi avvio a conclusione, perché ovviamente le cose da dire sono tante, che noi siamo stati disegnati. Era stato detto degli stabilimenti balneari per l'accessibilità. Abbiamo anche qui mandato un segnale che in epoca non si aspetta, quindi parliamo di molti anni fa, noi abbiamo approvato, parlo del 2001, la deliberazione 235, la Giunta regionale ha approvato i diritti e criteri per l'attuazione e disposizione della legge 104 citata sulla visibilità e accessibilità degli stabilimenti balneari. Credo che anche qui siamo stati una delle poche a fare questo regolamento. Io mi rendo conto che è passato molto tempo, che abbiamo visto dal filmato, ci sono nuove opportunità, di questo forse sarà anche opportuno fare una riflessione in sede appunto di programmazione comunitaria, perché parliamoci chiaro, qui o prendiamo i due treni per usare la battuta del professor Boiocchi, o
saliamo su questi due treni, che la programmazione per 7 anni ci darà una nuova risposta. Noi ci può, io dico, se è un pochino di più di quello dei 7 anni precedenti, io credo che con l'area argentina, con l'area di crisi, dovremmo essere contenti. Quindi dobbiamo spendere bene. E se noi facciamo dei progetti seri sul turismo, ci stiamo muovendo, soprattutto per trovare fondi per strutturare e qualificare di nuovo le strutture ricettive, come era il vecchio obiettivo turco, non ricordate? Abbiamo fatto già la proposta sul turismo religioso, abbiamo fatto la proposta di finanziare la via Laurentana. Guardate che Santiago de Compostela, se noi riusciamo a fare la via Laurentana che va da Roma passando per Assisi, arriva a Loreto, con 200-300 metri c'è un'edicola, un santuario, un'abbazia, eccetera, altro che Santiago de Compostela. Ma vi rendete conto l'eccellenza di un territorio da Loreto a Roma? Ecco, abbiamo fatto anche qui un tavolo, abbiamo stanziato le prime risorse, cercheremo di sfruttare le risorse comunitarie per ricominciare a strutturare il percorso, magari partendo da Loreto. La Regione Umbria ha aderito con grande enfasi a questa nostra proposta. Sulla Regione Lazio qualche problema di natura politica, nel senso che cambiano assessori e dirigenti ogni 3-4 mesi, però cerchiamo attraverso sempre il supporto di Lusi, che ci dà una mano anche questo, di arrivare ad un accordo, ad un protocollo. Per adesso il protocollo è solo regionale, la conferenza regionale tramite Monsignor De Michele ci sta dando una mano. Crediamo che il turismo religioso e il turismo ambientale, con i parchi, con cui sarebbe, cioè abbiamo una ricchezza, una varietà, un altro cluster su cui puntiamo, possa costituire, io non dico che sul piano occupazionale il turismo, seppur nel prossimo anno avrà uno sviluppo esponenziale, come l'Organizzazione Mondiale del Turismo ci dice, il turismo aumenterà in misura, non c'è crisi che tenga. Il fatto che anche con la crisi grossa che morde, no? Nel 2013 la Regione Marche abbia mantenuto rispetto ad altre regioni più blasonate che invece hanno buscato, tra virgolette, da questo punto di vista, segni evidenti che qui si sta lavorando bene, no? Facendo un'accoglienza di qualità che tenga conto del territorio, ecco perché è importante. Il territorio, la ricchezza, la peculiarità, è stato detto, l'enogastronomia, guardate le coppie più grandi del mondo, no? Abbiamo sul turismo religioso, io ho citato due santuari, ma qui in Senegale abbiamo, no? Musei, Pio IX, eccetera. Quindi abbiamo una ricchezza, uno scrigno che va sfruttato. Quindi benvengono anche, no? Turismo sostenibile e turismo religioso, i due progetti, lo dicevamo, Cimarelli, che poi si intersecano, no? Per adesso hanno due percorsi paralleli, poi alla fine si scontreranno per forza, perché il turismo sostenibile è anche il turismo religioso, no? Quindi tutti insieme lavoriamo e credo che i risultati arriveranno. Quindi se abbiamo messo il cluster sul turismo religioso, sulla spiritualità, per adesso è un turismo di nicchia quello della spiritualità, ma il turismo religioso, io credo, collegandoci con gli itinerari, la via Loretana, gli itinerari di San Francesco, le Pieve Abbazie su cui stiamo lavorando, credo possa diventare anche un business su cui non solo confrontarci, ma affrontare con progetti concreti come i vostri. Io vi ringrazio, complimenti, buon lavoro. Credo che a conclusione e un dibattito o delle domande, informazioni, il nostro patto territoriale che gli enti promotori hanno sottoscritto è naturalmente aperto e si aprirà subito un tavolo di coinvolgimento di tutte le associazioni, penso agli istituti scolastici, ringrazio la presenza dell'Istituto Panzini, dell'indirizzo turismo, lo vedo ovviamente coinvolto, e tutti voi operatori. Il dato certo è quello che oggi, 11ª ora, che nasce una cooperativa di aiuto, di
di assistenza diventa invece una cooperativa che accoglie numerosi addetti al loro interno. Questo progetto di Terre di Senigallia, Fede, Semplicità e Bellezza ci dà questa opportunità anche di apertura nel nostro territorio del turismo religioso, che il nostro territorio non può rimanere fuori da questo percorso. Quindi credo che all'interno dello sviluppo dell'intero comparto turistico dobbiamo assolutamente valorizzare i territori della spiritualità e dell'arte cristiana che sono qui presenti, che sono presenti nella nostra regione, ovviamente, perché va esaminato con una visione più ampia. Così come il ruolo delle cooperative all'interno del turismo sociale accessibile sia un'altra notevole opportunità. Abbiamo sempre visto, e l'ho espresso già prima, ma io ci vorrei soffermare, ci ho riflettuto molto, come il ruolo delle cooperative possono svolgere la loro funzione all'interno del turismo. Secondo me possono garantire veramente un servizio importante, è un'ottica diversa anche per voi, ma anche per gli operatori economici, come, e questo è l'obiettivo di questa serata, metterci tutti insieme, ognuno con le sue peculiarità. Certo, non potremmo garantire forme occupazionali come vorremmo, perché siamo in una situazione drammatica, non di crisi, una situazione drammatica. Però abbiamo delle peculiarità nel nostro territorio che da anni ormai abbiamo approfondito, professionisti di particolare rilievo, e perché limitarci soltanto nel nostro spazio, nella nostra operatività? Dobbiamo interagire, e su questa unione possiamo anche creare una sinergia che può assolutamente aiutare e incrementare l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile. Io lascio la parola a chi ha piacere di fare un intervento. Siamo nei tempi, abbiamo sforato pochettino, però insomma abbiamo ancora un quarto d'ora per poter chiudere e poi lasciarci a un altro appuntamento che a breve. Io ringrazio personalmente Lucio Cimarelli, perché ha avviato questo progetto, ci ha coinvolto tutti gli enti, e devo dire abbiamo avuto subito tutti l'opportunità di approfondire e di essere partner su questo percorso che si avvia da questa sera. Quindi lascio, non so se Lucio vuole intervenire, lascio quindi la parola a chi ha il piacere di chiederci qualcosa o di integrare quanto detto questa sera. Il Santini. No, grazie, non voglio portarvi via del tempo, vi ringrazio per l'invito che ci avete rivolto. Sicuramente è un'idea importante pensare di rendere il territorio delle Marche accessibile e sostenibile, perché è chiaro che dove si muove bene chi ha difficoltà si muovono bene tutti i cittadini, quindi sicuramente è un progetto che va a favore della comunità. E quindi anche la sensibilità rispetto a questo tema diventa un elemento di marketing del territorio. Sicuramente però un progetto di questo tipo ha bisogno dell'intervento pubblico e dell'intervento privato insieme, perché è chiaro, così il tema che è stato sollecitato, quello che abbiamo le strutture ricettive, che abbiamo le spiagge, anche con degli spunti molto interessanti. E approfitto della presenza appunto del dottor Ruggini per dire che le sollecitazioni di adeguamento alle strutture ricettive sono tante, c'è quella dell'antincendio per esempio, c'è quella dell'accessibilità, ci sono i parametri a cui ci si deve adeguare per essere competitivi, non soltanto quelli obbligatori, ma anche quelli richiesti dal turista che è abituato a delle strutture di un certo tipo. Le nostre in parte sono state ristrutturate, in parte invece hanno bisogno di farlo. Per fare questo ci vuole una cosa banale,
ci vogliono i soldi, ci vuole il credito, no? Che è uno dei temi pesanti di questo periodo, perché le banche hanno chiuso i loro cordoni della borsa e quindi la regione, anche questo può essere uno stimolo ulteriore, perché io lo dico in tutte le occasioni, per investire ci vuole fiducia nel futuro innanzitutto, quindi ci vuole una presenza delle istituzioni che faccia sentire davvero che sul turismo non solo ci si crede ma ci si investe, a partire dall'ente pubblico. E poi ci vogliono i soldi, no? E quindi bisogna in qualche modo che chi li ha li tiri fuori, no? Sono le banche, non li hanno avuti, insomma c'è un dibattito su questo grandissimo, ma quando poi sono stati messi per diciamo ripianare no? I bilanci delle banche, bisogna invece investirli per far risalire il territorio. L'altra cosa è che il pubblico ci deve mettere del suo, ovviamente, perché una città, un territorio sono accessibili se sono accessibili gli spazi pubblici, se hanno qualità oltre che l'accessibilità delle proprie, quindi sicuramente il progetto necessita della collaborazione di più soggetti, quindi un patto anche aperto, come è stato presentato, un tavolo assessore che io personalmente ho anche sollecitato per dire vediamo anche chi può fare cosa, no? In un progetto che cresce. Quindi, il ringraziamento per aver avuto l'idea, le idee, tra l'altro, dottor Ruggini, in questo territorio noi siamo anche, no? Siamo una terra di creativi in tutti i settori, lo siamo anche in ambito turistico. Ora, io credo che bisogna far emergere questa nostra immaginazione, questa nostra creatività, questa nostra progettualità, però avere poi anche il coraggio di dire quali sono, diciamo, a medio periodo i punti su cui concentriamo l'attenzione, perché è vero che ci sono adesso le risorse comunitarie, però io devo dire anche che vengono chiamate in causa in tutti i contesti, non solo perché è il momento della programmazione, ma anche perché non ci sono altri soldi. Allora, chiaramente, siccome saranno anche tanti, però saranno anche sostitutivi di altre risorse che non ci sono più. E allora bisogna che insieme abbiamo appunto il coraggio anche di fare le scelte, perché poi una volta presentate queste linee di indirizzo puntiamo tutti dritti verso quell'obiettivo. Grazie ancora e speriamo di poter lavorare insieme anche a questo progetto. Manfredi, associazione. Grazie assessore, grazie dell'invito. Siamo qui felici di vedere finalmente questa bella iniziativa che coinvolge tanti esperti e tante entità della città. Si è parlato sin dall'inizio dell'incontro dell'intervento del sindaco, che si riconosce nel sindaco, nel turismo, la chiave dello sviluppo futuro e attuale della città. Questo chiaramente non può non vederci pieni di soddisfazione di riconoscere questo, che è stata l'attività della città negli ultimi decenni, negli ultimi anni, anche svolta dagli operatori, perché chiaramente anche gli operatori hanno un ruolo decisivo in questo. Noi vediamo in questa iniziativa tante belle opportunità di crescita sociale e occupazionale. Sociale quindi per le persone che andiamo a intercettare come clienti, parliamo del turismo accessibile, religioso oggi in particolare, e occupazionale, per tutto quello che si prospetta, una rete di interventi, siano non solo sul ricettivo, ma su tutto quelli che sono i servizi connessi, che sono tantissimi. Non ci dimentichiamo del tema tanto caro assessore, anche dei prodotti tipici, di quello che può essere la riqualificazione, la rivalutazione di quel grande potere che abbiamo nell'entroterra e le persone che lavorano per questi settori. Noi sicuramente ci metteremo tutte le nostre volontà, tutte le nostre forze, chiaramente sapete che è un momento molto difficile, l'IVA faceva riferimento in particolare al credito, che è uno degli aspetti più difficili in questo momento per chi ha delle attività che non hanno fatturati elevatissimi, ma hanno immobili e impegni elevatissimi. E aderiamo con grossa convinzione con il patto territoriale, confermando sin da adesso il nostro impegno in questo settore e negli altri, tutti gli altri che riguardano il turismo. Grazie.
basso sui ricchetti della cooperativa.doc di Ancona. Noi ci occupiamo dei processi partecipativi, quindi sono molto contento che oggi si parli di questo, anche perché va nell'ottica e nel binario un po' tracciato anche dalle smart city, quindi quell'esempio di città che mira ad essere, che però fino ad oggi diciamo, ha suscitato un dibattito più che altro sulla tecnologia, quindi come la tecnologia, le applicazioni digitali permettessero ad esempio a un cittadino con un SMS di capire il tragitto del bus e quindi l'ottimizzazione dei processi tipici e della vita tipica della città. Le human smart city di cui si parla molto adesso e che vedo benissimo anche in quest'ottica, in questa cornice, si preoccupano proprio di far convergere l'innovazione, l'impresa sociale, in questo caso visto che si parla anche di cooperative che hanno nel loro genoma il carattere di innovatori sociali. E appunto nelle human smart city si cerca di far prendere quello che prima era la tecnologia invece su impresa, occupazione, ricadute dirette sul benessere delle persone. Ora, anche per esperienza personale, ci sono stati già degli esempi, e mi riferisco ad esempio a quanto sta succedendo, che è successo sul Comero, di soggetti che dovevano occuparsi proprio di quello, cioè di far dialogare diversi interessati, diversi stakeholder, dagli esercenti, in chiave turistica. Questa cosa, insomma, è a cablaggio ridotto, non funziona o potrebbe funzionare molto meglio. E quindi, dato che uno dei problemi di queste esperienze è stato proprio sull'interazione dei soggetti all'interno di questi percorsi, vi chiedo con molta curiosità come pensate che questi soggetti interagiranno tra di loro. Grazie. Buonasera, sono rappresento per Confartigianato di Stabilimenti Balneari delle Marche. Ho seguito con grande interesse tutto l'incontro e spero di poter partecipare anche se mi chiederanno proprio perché crediamo che non solo si tratti di turismo come diciamo, punto di vista sociale, quindi arricchisce sia le persone che viaggiano ma anche chi le ospita all'interno del territorio, quindi trovano ampio, diciamo, ampio campo questi concetti all'interno del turismo. E ad esempio dal punto di vista religioso non rappresentano solo ulteriorità di tutti quei settori che possono anche rappresentare una fonte di destagionalizzazione rispetto all'offerta classica, ma anche un arricchimento durante la stessa stagione. E lo sappiamo bene, noi insieme alla Regione Marche abbiamo portato avanti ad esempio un progetto di bus alla scoperta delle Marche che oltre a bandire ragioni all'interno del territorio prevede con delle partenze settimanali, maggiore che quello si inganna, con lo scopo di collegare queste due località. Detto questo, da un punto di vista diciamo tecnico legato all'attività di stabilimento balneare, quindi come siamo rappresentati sia come operatore privo, accogliamo con interesse quelli che sono stati suggerimenti, ma che non è una giustificazione, ma è una giustificazione che vogliamo adottare, ma diciamo illustrare la nostra parte, cioè quali sono le difficoltà, prima tra tutte le sicurezze che stiamo vivendo, quindi questo ovviamente non dipende dai presenti, da vari livelli di giudizio privati. Esponenti politici che fanno parte di un partito possono sicuramente far valere le realtà locali all'interno di una realtà nazionale e internazionale, quindi è la difficoltà di portare avanti investimenti per imprese che non hanno una certezza del futuro, questo è un dato di fatto, quindi è una soluzione che aspettiamo, che stiamo cercando di portare avanti in tanti modi, attraverso la regione, e comunque diciamo questo. Quindi la prerogativa fondamentale è un'impresa che non ha una garanzia di futuro, ha una garanzia di dato tempo, non investe. E questo è un dato di fatto. Senza investimenti non si prendono nuovi settori, perché nuovi non sono, ma non si è neanche competitivi in un contesto internazionale. Altra cosa sono che con questo si stanno portando avanti diciamo dei nuovi sviluppi, sono quelle che riguardano la possibilità dal punto di vista urbanistico di portare avanti un riammodernamento delle strutture, quindi si parla anche di cubature, questo non vuol dire la cementificazione del lungomare, anzi potrebbe essere un problema nel momento in cui viene
venisse sostituita il vecchio sistema di stabilimenti balneari con un nuovo sistema a livello, diciamo, europeo o più grande rispetto a quello che è adesso. E quindi dicevamo sul poter adeguare la nostra struttura sia dal punto di vista organismo sia come capacità che anche come permanenza all'interno della concessione di tutto l'arco dell'anno, nel senso non possiamo pensare di dotarci di determinate strutture che poi all'interno di un determinato periodo non debbano essere sostenute. Grazie. Io rappresento l'istituzione scolastica, scuola del Piero Panzini di Senigallia, sono sempre presente della scuola e naturalmente noi proviamo a queste iniziative in maniera particolare per due aspetti essenziali, uno di grande responsabilità perché noi siamo circa 1500, siamo 1500 studenti che si iscrivono al nostro istituto con un trend di crescita del 10% all'anno in tutti i periodi a causa proprio di questa situazione di difficoltà del manifatturiero e anche in altre situazioni, quindi gli studenti e le loro famiglie vedono in questa istituzione la possibilità di un lavoro in tempi non lunghissimi e immaginare che nella regione Marche si possa portare avanti, sta portando avanti un'iniziativa che attraverso delle sinergie di realtà diverse, di comunità diverse, possa offrire occasioni di sviluppo, di crescita e di lavoro, perché ho sentito nel tavolo parlare e sottolineare molte volte questo termine di lavoro, il lavoro per i giovani soprattutto, non è che si vede quello. Quindi parteciperemo sicuramente per quello che è la nostra possibilità questa iniziativa a dare il nostro contributo per quello che sarà possibile proprio perché vediamo che il futuro sarà legato al turismo che dovrebbe essere in crescita, se ne parla da tanto, il fatto che abbiamo mantenuto nella regione una situazione abbastanza stabile nonostante la crisi fa ben sperare, quindi puntare su questo in maniera molto più incisiva da parte della regione credo che sia positivo. Concludo con una riflessione su quello che non più di 3-4 anni fa veniva affermato da un esponente della regione che lamentava dal suo punto di vista una scarsa attenzione al turismo, ma diceva e sottolineava il fatto che a livello occupazionale il turismo non superava il 10% degli impiegati nel mondo del lavoro nella regione Marche. Ora le cose si stanno mettendo male dal punto di vista della manifattura, dell'edilizia, quindi confidiamo che sul turismo si possa lavorare di più, mettersi insieme e ottenere dei risultati che possano giovare ai nostri ragazzi che sono il futuro della nostra regione e del nostro paese. Grazie. Se non ci sono altri interventi, un passaggio e poi se mai Loris sulla questione degli start-up futuri. Riguardo il partigianato, è chiaro che nella logica di un investimento la Bolkestan ci ha inviato al 2020, qui sono passaggi anche quello che l'architetto Gentili ci ha presentato, sono piccoli step che non richiedono grossi investimenti ma che possono già dare un livello di qualità, abbiamo parlato di stabilimenti che sembrano essere più semplici come adattabilità e accessibilità per un turismo sociale accessibile. Senigallia con il piano della variante che abbiamo un anno fa approvato, abbiamo modificato totalmente anche la formulazione degli stabilimenti balneari, abbiamo previsto il consorzio con una modalità innovativa rivolta agli imprenditori che vogliono investire. Quindi la nostra amministrazione di fronte a progetti innovativi rivolti soprattutto a questo tipo di superamento e di ambiti nuovi ci trova a fianco alle associazioni, alle cooperative, agli imprenditori. Quindi su questo capiamo le difficoltà del momento, le difficoltà economiche, molte aziende che tenevano aperto tutto l'anno, anche se di Gallia hanno chiuso durante il periodo invernale perché ovviamente il costo di una struttura è
importante e molto elevato rispetto alla ricettività nel periodo invernale, dove non abbiamo attrattive, e questa destagionalizzazione, questa analisi, questa possibilità di toccare questi ambiti nuovi potrebbero garantire, cioè noi su questo ci crediamo, su questo percorso che però dobbiamo ovviamente unire tutti. Credo che questo tavolo oggi abbia un po' visto tutte le parti interessate, istituzionali e associazioni. Lascio a Loris, Lucio, lascio, perché io sono andato della sostenibilità, ci sono dei punti di riferimento, quindi a Lucio Cimarelli, estensore anche del progetto, la conclusione di questa serata. Questo non era previsto. No, io niente, prima non sono riuscito a dire alcune cose dalla lettera che arriva dal professor Boiocchi sulla cooperativa sociale di comunità, magari appunto soltanto un minuto, ma vista l'ora ormai è tardissima. Altro punto l'ha già accennato, cioè per noi è un punto qualificante, cioè l'idea di unire all'interno di un soggetto. Questo pure questo